Come è noto, allo scopo di rispondere alle urgenze, ai bisogni avvertiti dai cittadini e dalle imprese, abbiamo realizzato interventi di equità sociale, di inclusione e di sostegno al reddito che, in base a una stima iniziale, hanno determinato, insieme alle altre misure anche di investimento, un deficit del 2,4%. A fronte della decisione del Governo, la Commissione europea ha espresso le proprie riserve, preannunciando l'avvio nei confronti dell'Italia di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Si profilava così per il nostro Paese una prospettiva che andava evitata. Abbiamo lavorato con la massima determinazione per evitare questa procedura di infrazione, dialogando a più riprese con il Presidente e alcuni componenti della Commissione europea in particolare, ma anche con vari capi di Stato e di Governo di singoli Paesi membri, al fine di illustrare ai nostri interlocutori il più ampio disegno riformatore e di persuaderli sulla opportunità di giungere nel reciproco interesse a una soluzione condivisa.